Amici del Museo dello Sport, buongiorno, siamo a Ceparana per il terzo Memorial Sergio D'Imforzano e ci stiamo preparando e stiamo guardando le preparazioni che stanno facendo, che sta facendo l'organizzazione con tutto quello che ne concerne anche, e tanto vediamo tanto già i bambini che stanno girando sotto la striscione dell'arrivo. È una cosa importante, i bambini e lo sport, abbiamo le meteo, le condimeteo che non sono estremamente eccezionali, ma vediamo anche il percorso che è stato modificato. L'arrivo e la partenza sarà sempre davanti qua al ristorante, perciò non avremo a che correre per vedere i bambini, ma una cosa importante sarà vedere questi ragazzi come se la caveranno. Sono le prime gare che fanno, si cimentano nello sport più duro e ci provano, insomma, ci provano. Ma siamo anche in attesa del, come si dice, il giro in rosa che alla Spezia dovrebbe passare. Mannelli Silvano è il presidente di giuria, presidente di tappa del Giro d'Italia che si fermerà alla Spezia il 12 di maggio, e questa la facciamo proprio volentieri, anche questa corsa dei mini ciclisti, mini, medi e ragazzi. Siamo insieme a Corrado Cozzani, che è del pedale Spezzino, un dirigente, però ha i figli nella Taro, un po', però non importa dove siano i bambini, l'importante è che facciano ciclismo. Oggi siamo al terzo memorial di Sergio D'Imforzano. Una giornata importante, come al solito qui a Ceparana, vi dedicate a questi bambini in maniera anche costruttiva, perché è già un bel circuito, un circuito abbastanza impegnativo, insomma, vedo che gli anni scorsi li abbiamo visti sgaloppare, veramente faticare, sudare, insomma, tanta fatica per preparare, quanti sono? I bambini oggi in gara sono circa una settantina di bambini, sono categorie che vanno dai 7 ai 12 anni, la categoria è giovanissimi, sono suddivisi in 6 categorie, maschili e femminile. E questa è la prima corsa che organizziamo qui, come Bella Spezzino, ma anche la prima corsa che organizziamo in provincia per i giovanissimi. E è un impegno perché un impegno portare i bambini ad allenarsi, un impegno organizzare le corse, però poi vedere i bambini correre dà sempre una certa soddisfazione. Questa gara qua di oggi, oltre ad essere il terzo memorial di Imporzano, è una gara particolarmente importante perché entra nelle manifestazioni organizzate in attesa del Giro d'Italia. Infatti abbiamo, diciamo, una sorta di patrocinio dell'RCS, quindi la società che organizza il giro, e daremo a tutti i bambini vincitori la maglietta di quelli che aspettano il giro, che è un po' il comitato che, diciamo, sta organizzando tutti gli eventi di attesa del giro, di sensibilizzazione del Giro d'Italia. È importante questa cosa perché un po' di sensibilizzazione al ciclismo, sport difficile, ma difficile perché è difficile, ci sono pochi percorsi dove i bambini possono allenarsi e i costi sono sempre maggiori, i rischi di portare i bambini per strada sono sempre più elevati, quindi è bene sensibilizzare la gente a questo sport, che è uno sport bellissimo, perché è lo sport che, diciamo, avvicina di più la gente allo sport.
sicuramente vedere un bambino che corre, anzi i bambini che corrono, bicicletta da corsa, praticamente vediamo una corsa minuta, no? Un po' più ridotta, è come la vedessimo con una lente alla rovescia che si vede più piccolo. È veramente eccitante perché francamente loro ci mettono l'anima e prendono lo spunto da cosa? Da quello che vedono nei campioni, perché già si immedesimano, perché seguono il ciclismo, oppure dal genitore che gli insegna devi essere così, devi sfruttare, oppure dono di natura. Un po' tutte e tre le cose, nel senso i bambini, i piccolini molte volte il campione non lo conoscono ancora e questa è un'occasione col Giro d'Italia per conoscere il campione. Il campione magari sono già le categorie un po' più grandini, gli 8, 9, 10 anni. Il genitore, sì, il genitore, io sono un genitore, ne ho due di bambini che corrono, però il genitore molte volte è bene che non si intrometta più di tanto. Nel senso che, ma no, è... I bambini sono già competitivi tra di loro, questo è un divertimento, io dico sempre non è un gioco ma è un divertimento, però l'eccesso di agonismo, magari l'eccesso di attesa da parte dei genitori a volte potrebbe essere dannoso. Io faccio già fatica in questo perché mi trovo a essere dirigente da una parte e genitore dall'altra e non è facile, specialmente quando li vedo che stanno correndo, però insomma vederli correre è bellissimo, specialmente i più piccolini che ci mettono dentro una grinta... La passione massima. Sì, sì, sì. E poi questa volta qua che avranno l'occasione di vedere i loro eroi che sfilano per la strada, penso sia ancora più bello. Mandelli a capo, sarà anche presidente di tappa, insomma, ci abbiamo anche veramente tante cose insieme anche, che dà anche lustro un po' questa gara qua, insomma, indirettamente. Però gli anni scorsi l'ho sempre vista bella, fiorente e capace di dare ai bambini il senso giusto della corsa. Sì, questa è una bella corsa, abbiamo una buona organizzazione, abbiamo un percorso nuovo, nel senso che nell'arrivo è sempre il solito posto che ormai è diventato da 3 anni insomma, il nostro punto di riferimento, specialmente per quello che riguarda che poi lo facciamo a fine stagione, che è il Memorial Cesare Mannelli. Quest'anno abbiamo voluto ampliare la gamma delle corse dedicate ai giovanissimi e speriamo venga una bella corsa. Via. Spendo una parola per il pedale spesino. Complimenti per essere ritornati in auge. Grazie. Sì, questo è un po' il nostro terzo anno di attività come nuovo pedale spezzino. Lo scopo nostro, questo è anche il motivo per cui io ho i figli in una squadra e sono in un'altra, perché lo scopo nostro è quello di organizzare corse, cercare di portare un po' di nuovo, riportare le corse in provincia. Io quando correvo mi ricordo che ai miei tempi tutte le domeniche, tutti i sabati c'erano corse. Oggi bisogna andare a correre un giorno a Firenze, un giorno a Parma, un giorno a Genova. Per le famiglie diventa anche un po' impegnativo, allora il nostro scopo è un po' portare più corse qua. Infatti quest'anno abbiamo in programma 10-12 corse da organizzare noi come pedale spezzino e ogni anno cerchiamo di migliorare. Grazie per la performance, vediamo la corsa. Ciao! Ciao! A me non parla, ma di solito devo leggerire. Fai un saluto? Ciao! Di solito devo leggerire. Abbiamo i G5 per fare promozione ciclistica giovanile in occasione dell'arrivo del Giro d'Italia alla Spezia. E infatti prima dell'arrivo della tappa ci saranno tante belle manifestazioni, ma soprattutto prima dell'arrivo ci saranno gare mini sprint riservate ai giovanissimi. Pertanto i genitori, gli accompagnatori, i direttori sportivi tengano i contatti. Le condimette o migliorano, si affaccia un leggero bagliore di sole e siamo contenti per questi bambini perché effettivamente ce la mettono tutta per essere venuti qui a partecipare, la preparazione che hanno fatto per eseguire la loro performance e un premio di sole per loro è veramente qualcosa di importante. Passa ancora una macchina. Dovranno percorrere 6 giri. I G5 partono con 6 giri da percorrere. Tutto è pronto, in campo e sono partiti. Parto in questo momento con il 18, i Andrea Noviero, G5 Cagni, con il 19 Alessandro Biagini,
con il 22 Riccardo Del Bono, con il 23 Nicolas Bianchi, con il 26 Pier Giorgio Cozzani, con il 27 Niccolò Garibaldi, con il 28 Giovanni Mazzali, con il 30 attendiamo i ragazzi dei G5, che abbiamo un leggero cambiamento di tempo, le condimeteo ci vogliono favorire questi bambini, che un filo di sole gli permette di stare un po' più caldi, un pochettino più. Ed ecco i ragazzi che sono in fondo alla curva, hanno appena girato, li vediamo, si stanno avvicinando. Sono quasi tutti in gruppo, ora stanno avvicinandosi allo striscione dell'arrivo. Ed eccoli qua in curva. Tutto in ordine, l'ambulanza è pronta per poter intervenire in qualsiasi momento. La giornata si sta rischiarando, stiamo aspettando i ragazzi del G6, del G5 che fanno 6 giri e li aspettiamo in fondo alla curva. Ora cerchiamo di riavvicinare, vediamo la moto che ha girato e segnala il loro arrivo. Il secondo giro per i G5 ed ecco il gruppetto che è uscito dalla curva nel rettifilo che precede l'arrivo. Una corsa il gruppetto si è leggermente stirato. Ma sono ancora nella fase di studio. Possiamo controllare praticamente mezzo giro di percorso. Ed ecco chi chiude il circuito. Vediamo la moto apparire sul fondo. Ed ecco anche i ragazzi, il gruppo si accanisce, aumenta la velocità. Il gruppetto ci sembra sempre compatto. Siamo ormai sotto lo striscione dell'arrivo. Questi ragazzi devono affrontare circa 9,5 km. Sei giri ed eccoli vicino a noi. Passato lo striscione, affronteranno la curva in questo momento. Vediamo. Sono leggermente più aggressivi per guadagnarsi strada. Tre giri conclusi,
ancora 3 da percorrere. Non riesce a agganciare il gruppo l'ultimo, il 28 comunque non è molto lontano, ma deve pedalare parecchio. Vediamo la moto che ha girato in questo momento in fondo al percorso. Siamo quasi pronti per vedere il gruppetto che si sta avvicinando all'ultima curva prima di fare, di concludere il giro. Ed eccoli, ci sembra qualcuno meno. Li vediamo in fondo che attaccano per recuperare nel rettifilo ed ecco la curva, sono un po' più sgranati. Quattro giri conclusi, manca ancora un giro e poi vedremo l'arrivo dei G5. Ed eccoci, siamo alla visione della curva, il quarto giro, il quinto giro di conclusione. Vediamo, i ragazzi si sono sdraiati. Qualcuno ha attaccato, vediamo un primo che ha già distaccato. E abbiamo visto il primo attacco. Il gruppetto si è primo che giunge in questo momento. C'è che no. E arriva. Altra gara. Grande pedalata. Secondo. Non è cascata anche il primo, anche la cascata.
Termina, termina. Bravo Giova! Tenace, caduto, ma si è rimesso in piedi, si è rimesso in bicicletta e forza e coraggio, ha ripreso la sua gara. Raimondi, Giulia Raimondi ancora della Airone. L'Airone prende tre medaglie e tre magliette rosa, dobbiamo dire veramente che hanno fatto man bassa di magliette rosa. Tre magliette rosa all'Airone. Ale, li devo dare a me, io la coppa, la foto dopo. La coppa, il mazzo, i fiori. E un altro applauso. Brava! Brava! Giulia! Nicolas, ecco un altro. Nicolas, quinto classificato. Quarto classificato. Andrea Noviero Raccagni, Levante. Sei contento? Sei contento? Secondo Alessandro Biagini, Nicolò Garibaldi. Nicolò Garibaldi vince la G5 maschile, che veste la maglietta rosa. La maglietta, poi si alzano le coppe, magliette rosa, questi ragazzi oggi il loro sorriso sarà per la loro, il loro cammino, sarà appeso nella propria stanza ricordando momenti felici. Settimo, Pier Giorgio Cozzani, ancora Tarros, giovane. Ottavo classificato, Matteo Bell'Uomini, Levante. Foto di gruppo, forza sulle braccia, un bel sorriso. Fatti vedere le cose, tutti ti vedono. Metti un po' davanti, magari accosciate, tu accosciate, tu. Così almeno ti vedono. E via, su. Ragazzi, vieni in alto, su. E passiamo alla G6